Billy, ma dove siamo oggi? Boh, ma perché ho mal di mare? Perché siamo su una nave! Stiamo andando in vacanza? E vai! Ciao! Ah! E tu chi sei? Io sono Monkey D. Luffy, o Rubber, o Rafi, o Coso. Sì, insomma, eccomi! Non ho capito, ti chiami Naruto? No, quello è il protagonista di un altro anime. Io sono Monkey D. Luffy, o Rubber, o Rafi, o Coso. Mi sto perdendo. Sì, anch'io. Non potete perdervi perché siamo sulla mia nave. Ok, e dov'è la tua mappa? Per prima cosa troveremo una mappa, potete fidarvi di me. Ehi, ma scusa un attimo, tu sei un pirata tipo Jack Sparrow? No. Tipo Capitano Uncino? No. Tipo il capitano di SpongeBob? Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene! Sì, signor capitano! Oh, no, comunque no, non sono lui. Oh. Però voglio diventare il re dei pirati. Fortissimo, batte 5. Ok. E so fare anche questo. Ah, ma è un mostro! Sei un mostro! Non sono un mostro. Ho solo mangiato un frutto gum gum da piccolo. Un frutto gum gum? Vuoi dire una gomma da masticare? No, è un frutto che mi ha dato dei superpoteri. Ce n'è solo uno al mondo come il mio, ma ce ne sono tanti altri in giro. Ce n'è uno che può far diventare intelligente Billy? Ehi! Non lo so, andiamo a cercarlo. Ma prima dobbiamo trovare il pezzo. Il pezzo? Il pezzo! Questo anime si chiama One Piece, cioè un pezzo. Ma il pezzo di cosa? Il pezzo di qualcosa. Ma non sai che pezzo di cosa stai cercando? No, devo scoprirlo. Si trova in fondo all'oceano. Dove? Non lo so. Cioè, fammi capire, tu sei in mezzo al mare che stai guidando una nave che non sai guidare e stai cercando qualcosa nell'oceano che, spoiler, è immenso e non sai neanche che cosa stai cercando? Sì. Forse allora devi farti allungare il cervello. Volete entrare nella mia ciurma? No. Bene, ecco i primi componenti della mia ciurma. Abbiamo detto no! Andiamo a cercare il prossimo. Ciao, io sono Zoro. Eh? Zorro? Zoro! Ma è una spada! Come Zorro! Ne ho tre. Eh? Zoro contro R? Quindi Zorro! No, tre spade! Certo che Zoro è proprio carino. Io non sono carino, sono uno spadaccino. Uno spadaccino carino? No, gli spadaccini non sono carini. Tu sì? Ah! Ehi Luffy, ci serve un ragazzo carino nella ciurma. Cosa vorresti dire? Noi non siamo carini? No. Chiediamo a Zoro di entrare nella ciurma. Ottima idea! Zoro, vuoi entrare nella nostra ciurma? No. Benvenuto! Io non voglio entrare nella vostra ciurma di pirati, io sono un cacciatore di pirati. Bene, ci puoi cacciare facendo parte della nostra ciurma. Coraggio, andiamo a trovare il prossimo componente. Evviva! Sì, ma era non è giusto. Hai voluto far entrare Zoro nella ciurma solo perché era carino. Io non lo farei mai. Ciao. Wow. Voglio lei nella ciurma, voglio lei nella ciurma. Meno male che non volevi nessuno carino nella ciurma. Ehi tu, come ti chiami? Nami. Sei una piratessa? No. Per caso sei una ladra? Sì. Ah, ma fammi finire! Per caso sei una ladra? Perché hai rubato il mio cuore. Piuttosto cerco di rubarti gli occhiali. Ha! Ha ha! Oh! Ha ha ha! E dove sono finiti quelli che ti ho preso? Tornano sempre da me! Ha ha ha! Allora vuoi entrare nella nostra ciurma? No! Perfetto! Sei la benvenuta! Ma io ho detto no! Anche io avevo detto di no, ma non ascolta. Adoro la mia nuova ciurma! Fatevi abbracciare! No! 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 Allora ci penso io! Fatevi abbracciare! Ah! È un mostro! Mostro! Che bello abbracciarvi tutti, amici miei! Ah, vi voglio imbrogliare tutti. Ciao, puoi entrare nella nostra ciurma? Io sono un grande imbroglione. Ah, non è quello che ti ho chiesto. Vuoi entrare nella nostra ciurma? Guarda che dico un sacco di bugie. Anche questa è una bugia? No, ci possiamo fidare. Ho paura di come andrà a finire. Già, anch'io. Ascolta, ma parliamo di cose più importanti. Chi trovi carino? Quello con i capelli verdi. Sì, anch'io. Gli altri sono, come dire, particolari. Sì, è quello che dico sempre quando un ragazzo non mi piace. Però ha sempre il muso lungo. Sì, è vero, è più simpatico Luffy. Ma è così chiassoso. E non si leva mai quel cappello. Chissà se si lava i capelli. Ehi voi, vi ho sentito! Ciao belle ragazze. Io, e mo chi è questo? Io sono Sanji.
Ciao Coso, vuoi entrare nella nostra ciurma? Ci sono a bordo anche queste belle fanciulle? Ancora per poco. Cosa sai fare, Sanji? So combattere. Quello che sappiamo fare tutti e poi? So usare le spade. Quello che sappiamo fare tutti e poi? So cucinare. Quello che sappiamo fare tutti. Sì, ma so cucinare molto bene. Tipo? I cibi riscaldati al microonde. Anche io! So fare la carne. Va bene, sei dentro. No! Ciao bellezze. Wow! Ma sa anche volare! Ragazzi, guardate cosa ho trovato! Ma cos'è, uno zoo questa nave? Un cucciolo di gat... No, can... No, scoiattolo... Sono una renna! Un cucciolo di renna! Non sono un cucciolo! Oh, ma l'avete sentito? Dice di non essere un cucciolo! È proprio un cucciolo! Mettimi giù! No! Ehi, renna Coso, come ti chiami? Chopper! Chopper, vuoi entrare nella nostra ciurma? Ma non ci credo, adesso abbiamo pure una renna in una ciurma di pirati. Sì, ti prego. Sei dentro. E vai. Mettimi giù. E ora andiamo a cercare qualche cattivo. Ciao. Ah no, vi prego, andiamocene. Che c'è? Ho la fobia dei clown. Ciao. No, stai zitto. Io sono... Io sono... Io sono Bug. No! Oh, ma fammi finire di parlare! Me ne voglio andare da qui, Chopper, andiamocene! Io sto qua! No, basta, scelgo io! Unisciti a me! No! Posso unirmi io a voi? No! Ma scusa, hai fatto entrare cani e renne in questa ciurma! Perché non posso entrare io? Non mi va e a lei fai paura! Sì, mi fai paura! Allora vi farò più paura! Vedrete cosa so fare! Oh, ma è diventato un puzzle. Sì, perché ho mangiato il frutto puzzle. Oh, a me annoiano i puzzle. Anche a me, troppi pezzetti da rubare. Anche io ho mangiato un frutto del diavolo. Il tuo che sapore aveva? Io sono un cattivo, sono qui per combattere, non per chiacchierare. Il mio frutto sapeva di gomma da masticare. Il mio di ananas. Buono! Allora, possiamo combattere? No, non mi va, mi si rovina il cappello. Niente combattimento? No, Zoro. Niente spade? No, Zoro, accuccia. Peccato. Ehi, che fate? Ve ne andate? Sì, ciao, ricomponiti da solo. No! Me la pagherete! Ma perché? Non abbiamo fatto niente. Sapete cosa ci vorrebbe adesso? Una bella cenetta. Sto morendo di fame. Anche io! Ma mi state sempre a mangiare! Allora, Luffy, qual è il piano? Andiamo alla ricerca del pezzo! E perché non tiri fuori la mappa, allora? Perché adesso sono impegnato a disegnare il Jolly Roger per la nostra nave. Cos'è il Jolly Roger? Tipo il Jolly quando si gioca a ruba mazzetto? E questo! Ma è orribile! Rappresenterà la nostra ciurma! Oh no, oh, no, tu non metti, metti quel coso sulla mia nave! Ehi, è la mia nave! Wow, bello! Perché non facciamo un Jolly Roger così? Ma quando l'hai fatto? Adesso! Ma sei stato velocissimo! Io ci ho messo una vita a fare il mio. Comunque usiamo il mio di Jolly Roger. No, il mio! Usiamo il mio Jolly Roger, sono io il capitano. No, il mio! Il mio! Smettetela. Già. E comunque ho messo il mio Jolly Roger. Ehi, ma non vale! Andiamo a caccia di cattivi. No, ma perché? Andiamo a caccia di cattivi, forza! Lui è il mio maggiordomo. Buongiorno. A me sembra cattivo. Anche a me. Ma no, ragazzi, cosa dite? Guardalo. Ha un viso malvagio. E poi è sempre il maggiordomo il cattivo. Ma no, lui è così bravo. È talmente bravo che otterrebbe tutti i miei soldi nel caso in cui mi succedesse qualcosa. È sicuramente cattivo. Luffy, questo tizio non mi piace. Volete fermarvi a cena da noi? Abbiamo la carne. Questo tizio è fantastico! Cosa nascondi sotto i guanti? Niente. Ok. Scherzavo, mi sono appena fatto le unghie. Ma è l'estetista più malvagio del mondo! Sì! Hai le unghie più lunghe delle Kardashian! Sì, con queste unghie vi faccio a fettine! Ok, mi togli la carne con quelle unghie? Cosa? Dai, tagliami la carne! Io ti ho già visto da qualche parte. No. Sei uguale a un pirata che mettono sui manifesti. No. Sei uguale al tizio sul manifesto che ci sta volando davanti. Non so di che parli. Sei uguale? È un pirata! Zoro, tu sapevi che era un pirata e non ci hai detto nulla? Non ero sicuro.
Vi ho mai raccontato di quella volta che mi sono mangiato un drago? Che bella storia, Usopp. No, davvero! E poi c'è stata quella volta in cui ho ballato con un polpo la salsa. Piuttosto hai messo della salsa sul polpo! Vi giuro che è vero! Scusate, ma avete appena scoperto che sono il cattivo. Non fate nulla? Prima finisco di mangiare, è davvero delizioso. Ma guardate cosa so fare. So correre veloce. Sono un gatto. Miau, miau. Basta! Fammi mangiare in pace. Qualcuno vuole venire a combattere con me? Io vorrei bere qualcosa. Tieni, Kuro, gioca con questo. Miau, miau, miau. Andiamo a cercare un altro cattivo. Questo non è male, ti piace? Sempre meglio Zoro. Che spadone che hai! Già. Ma non ti ha fatto male alla schiena? No. Effettivamente lo zaino che porto a scuola è più pesante. Luffy, sono qui per combattere contro di te. Combatti contro di me? No. Dai, ti prego. No, moccioso, ho da fare. Ma dai, io voglio diventare lo spadaccino più forte del mondo. Questo è un problema tuo. Voglio combattere contro di te. Fino alla morte. Beh, visto che ci posso rimettere le penne, prima mi fai un autografo? Va bene. Grazie. Allora, cominciamo. No, che fai? Combatterò con questo. Ma perché? Non vado a caccia di conigli con i cannoni. Questa bruciava. Non sono un coniglio. Coraggio, fatti avanti. Certo che è imbarazzante. Già. Ma non sta usando neanche le mani. Ok, basta. Hai fegato, piccoletto, mi piaci. Ecco perché mi lascerai in vita. No. Ti farò fuori con il mio spadone. Oh no! Però che onore, grazie. Ah, sto tutto male. Questo è inevitabile, Luffy, ed è tutta colpa tua. Perché? Perché potevi dire a Zoro di non farlo. Ma è il suo sogno. Già, è il mio sogno. E preferisci vederlo mezzo morente nel letto? Sì. Che due babbei. Ehi, ho preparato qualcosa da mangiare per le mie principesse. Vai fuori. Non sei capace né con la cucina né con le donne. E tu al posto dei baffi e i capelli di Elsa di Frozen. Ehi, non è vero. Let it go, let it go. Ehi, ma questo posto è fantastico. È il barattier. E io lavoro qui. Sei lo chef? Sì. È lo sguattero. Sta zitto! Bene, bene. Cosa abbiamo qui? Oh mamma, cos'ha il tuo naso? E cos'hanno le tue labbra? E cos... Perché sei fatto così? Io sono un uomo pesce. Ah, è arrivato il sushi! Ma come ti permetti? Io sono un uomo pesce. Io adoro il sashimi! Voi umani non ci rispettate. Noi uomini pesci dominiamo i mari. Per caso ti senti un pesce fuori d'acqua? Ah, bella questa! Ah, non la passerete liscia! Forse volevi dire che non la passeremo lisca? Mi sto scompesciando dalle risate! Non ridere! Ma che razza di umani siete? E tu sei una razza? Oh, merluzzo! Occhio che ci martella il pesce martello. Forse è arrabbiato, meglio sgomberare. Va bene, stai zitta. Acqua in bocca. Ma come vi permettete? Scusa se siamo in vena di scherzi. Pesce d'aprile. Adesso vi distruggo. Oh no, sono pronto a combattere. Anch'io con la mia fionda. Sono pronto a dare calci. Fermi ragazzi. Ele, c'è solo una cosa da fare. Ok. Salsa di soia! Che cosa? È l'ora del sushi! No! Sul serio li hanno sconfitti così? Già. E così siamo riusciti a sconfiggere i cattivi. Fermo lì, Luffy! Attenzione, spoiler! Oh, lasciami stare, nonno! Nonno? E ce lo dici così? Sì. Luffy, non voglio che tu faccia il pirata. E invece lo faccio. Ok. È stato facile. Già. Luffy! Eh? Guardate, ci sono i nostri due amici della marina con i capelli improbabili. Ehi! Luffy, guarda, ce l'hai fatta! Sei apparso sul manifesto! Oddio ragazzi, non ci credo! Guardate come sono venuto bene! Sono super fotogenico, finalmente ce l'ho fatta! Ehi Maele, guarda! Ci sei anche tu nel manifesto! Cosa? Ma sono venuta male! No!
signori, io sono Eleonora e questa era One Piece nella vita reale, l'ultimo episodio. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e se vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale per entrare a far parte del Team Olivieri. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, olivaggi, olisempre. Ciao!